Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 15° episodio della Soul Link Pokémon Oro Argento. Qui con noi c'è ovviamente il Rocket, bentornati nella Soul Link, mamma mia. Ed eccoci qua, oggi Luke! Cosa facciamo Luke? Allora, quest'oggi ovviamente ragazzi mi trovo già qua all'isola Vorticosa. Come vedete, Joe si troverà ad Amalantopoli, credo, vero? Esattamente, sì, siamo alla Town Tower, come si suol dire. Dando un accento un po' francese, insomma. Esatto. Ragazzi, per prima cosa in questa parte andremo alla caccia dei leggendari delle rispettive versioni di gioco. Io ho Lugia, mentre il Joe ho... E poi ci avvieremo verso la via Vittoria, cercando di completarla in questa parte. Esattamente, vero? Quindi direi, andiamo non così. Perdiamo tempo, avviamoci esatto. Subito. C'è da dire una cosa però, signori miei. Esatto, diciamo. Noi alla Town Tower faremo due catture. Sì. Una che sarà quella della Nuzlocke. Esatto, in sé per sé. Cose. E che sarà quella praticamente che è random. Esatto, esattamente. Poi noi catturiamo il leggendario per completezza del gioco con la Master Ball, però non lo terremo in squadra. Esattamente. Quindi possiamo entrare nei rispettivi luoghi, direi. Che perfetto. Dici? Entriamo. Io sono allora, entrato. Ah, io intanto, ragazzi, vi dico che ho cambiato il soprannome a Wigglytuff, l'ho chiamato Carrion, perché il soprannome scorso non voglio manco qui nominarlo, quindi basta. Andiamo avanti, che meglio. Sì, ma qua io mi sa che non velocizzo un cazzo perché adoro la host. Io sono... quella di Vorticosa è proprio tipica delle grotte, quindi non è che sia proprio granché come okay. host. Ho trovato un messaggio surf, perfetto. Luke trema. Ho trovato un Pokémon, Gyarados. No, Cervantes. Che bello. Gyarados, eccolo qua. Gyarados onesto. Livello 22 femmina, proverò a catturarlo. Io qui non ragazzi. Trovo Pokémon. Oh, Prime Ape. Yeah. Oh, dai, ci sta, non è male. Non è so- ah, tra l'altro l'abbiamo detto che abbiamo allenato ecco. I Pokémon. Non abbiamo detto, comunque adesso lo faremo vedere appena finiamo la cattura, dai. Sì, sì, anche perché da me è entrato in campo Etna, quindi l'hanno visto. E poi ragazzi vogliamo ricordarvi una cosa, se per caso in queste ultime parti facciamo delle ture decenti, magari faremo qualche sostituzione nelle coppie, ma esatto, questo qua è da figlio vedere. Figlio di puttana non entra! Sai che anche da me, beh, Gyarados è abbastanza difficile perché io per fortuna Etna ha azione, quindi riesco a indebolirlo tranquillamente. Allora, vediamo se riesco ad avere qualcosa per indebolire questo Gyarados, anche se sarà abbastanza difficile purtroppo. Oh Gesù Dio! Ecco, mi sembra proprio giusto. Allora, ho paura a fargli qualunque mossa questo Gyarados, maledetto. Oh, lui. Preso, perfetto. Bella gio, così preso, presissimo. Allora, e il modo soprannome è una bella sfida. Non crepare, brutto colpo, è crepato. Ma Gesù! Ma come posso... Minchia, che sei inutile, Whipping Bell, sei inutile, madonna. Ma ha fatto brutto colpo con foglie lama, che inutile, madonna. Non so, ragazzi, non che ho parole. Che cattivo, sei inutile. Ma non ci credo, ma perché doveva fare brutto colpo adesso? No, ma io non ho preso i repellenti. Io solamente mi sono ricordato di prenderli, Gio, quindi staramente... vabbè, ma raga, fa senza. Ok, raga, una cattura sono andata, ma comunque bella ne altre verso gli occhi. Ecco qua, Mac, campo. Perfetto. Dragon. Inizierà già lo sclero. Raga, io metto un bel repellente, sono qua sclero malissimo. Okay. Sì, anche perché il tuo è un po' più difficile del mio, sei porco... Ok, fuga! Fuga! Oh, bastante la super colpo trovato, molto molto bello. Oh, è indispensabile, Luca. Vabbè, è molto indispensabile. Ce l'hai, per catturare Lugia, guarda che se non hai super colpo non ce la fai. Ok, io sto scendendo giù da questa cascata infinita, così quasi mi stavo volando giù da... Ma io veramente, cioè, in questa torre qua sto andando alla cieca, non so se sto prendendo la strada giusta, spero che di sì, perché... Sì, dai. Poi c'è uno strumento, c'è anche... No, merda, no. Il ritorno! È merda, di nuovo lui. Sì. Di nuovo lui, proprio lui. Ok. Un altro upgrade. Ok, raga. Oh, Gio. Io sono da Lugia. Stai scherzando? Sono da Lugia, ti giuro, sono qua. Un altro fiocco rosa. Io sto trovando tutti gli strumenti che ho già ritrovato. Luke, te devi aspettarmi, però. Guarda che bellino, Lugia. Sembra che sta facendo le uova con quest'acqua. Cioè, pazzesco. No, okay. Cristo, ho sbagliato straporco. Tanto io mi esploro un po' la grotta. Quindi ho sbagliato tu, Joe. Ti vedo le stette in questa grotta, in questa torre. No, allora non è che ho sbagliato, è che per esplorarla un po' di più ho fatto una cagata. O comunque ho trovato Selvatico Feraligator per inciso. Minchia, io non. Come è possibile che ho mandato capo quel Gyarados, madonna. No, mi mangerei le mani, ragazzi, in questo momento. Quindi sono abbastanza incazzato questa cosa. Comunque, ti aspetto quindi per leggendari. Aspetta e spera però, perché guarda. Speriamo veramente in Arceus che tu ce la faccia, sono qua. Vola il calendario. Vola stavolta. Ma comunque, visto che ti stiamo aspettando, io... Ah no, sono tornato all'inizio. Mamma mia, ma
Usa la mappa, usa qualcosa di GPS, qualsiasi cosa, cazzo. Dentro la torre. Tra 300 metri, prendere la scala a destra. Bestemmiare in aramaico. Oh, aspetta, no, niente. Sei tornato all'inizio. Puoi tirare giù il calendario ora. Così, proprio... Dai, gioca. Ok, c'è per forza... C'è per forza una strada, c'è per... No! Ho capito dove devo andare. Ah, ok, buono, dai. Io sono è già un passo avanti. Ok, va bene, va bene, va bene. Okay. Stiamo andando bene. Bello questo Sunkern verde. Bello, sì, veramente, bellissimi colori. Sì, sì, stupendi. Anche Ferrari Gator, color merda acqua. Sì, come molti colori li hanno cambiati comunque, quindi scialla. Ok, 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 aspetta, forse ci siamo. Dai, ci siamo, l'hai fatto. Io, guarda che io mi sa che ho sbagliato tantissimo di nuovo, Dio mio. Pensavo di arrivarci dopo molto tempo a Lugia, invece ci ho messo 5 minuti praticamente ad arrivare a Lugia. Le isole vorticose sono le più difficili, cheat fuori data. Dai! Beh, al massimo comincio. A affrontare. Sì, tanto devi solo tirargli una Ultra Ball, cioè una Master Ball, cioè. Ci provo, che faccio? Lo affronto, dai. Vai, vai. Ci vado, dai, ragazzi, Lugia. Quel suo cavolo diverso, cazzuto. Sicuramente la cosa brutta è che i leggendari non hanno una musica diversa. Quindi questa cosa non mi piace tanto. Gianluca mi sta per scappare, okay. Veramente che deve il Papa deve fare un giubileo punitivo per tutta la cristianità. Oh, gioco comunque il livello 40, quindi c'hai ragione tu, fuori parte. Ah, dire, 40? Livello 40, Lugia. Ah, ok. Lugia tentenna, attenzione. Allora, lo sto indebolendo un po' perché... Ti prego, sì! Ce l'ho fatta! Sì? No, aspetta, minchia, non gufiamola perché non è vero. Non ce l'hai fatta, quindi, no. Sotto cos'è sta roba? Cos'è? Teletrasporti, no! No, ci sono pure i teletrasporti, secondo me ne ricordavo assolutamente. Ma dove? Una torre vecchia di 26.000 anni! Io ti aspetto un po' fattato. Vabbè, poi ghicocca nera, giustamente. Giusto, un po' onesto. Palla fumo! Staffetta. Attenzione, stavo per catturare Luca con la Mega Ball, Gio. Cioè, tu stai provando a prendere senza, tu sei un pazzo. Sono un pazzo, ragazzi, non lo so. No, uno. Dai, Lugia. Due! Oddio! Ma niente. Mi sa che mi tirò la Master Ball comunque. Ho trovato due metal coperta e poi Zapdos selvatico. Massi! Massi, dai. Vabbè, sì, mi sta aprendo la madre questo. Oh, ok. Sa addirittura, ragazza. No, ok. Quindi, io ti aspetto, mentre che tu fai quello di tatto, io tiro un po' di Mega. Calma, Lugia, calma e sangue freddo. Ok. Dai. Ok. Ok, dai. Dove cazzo sono? Dai, ti ho fatto perdere. Ma perché Fenfi? Beh, il tuo mitico Donphan si ricorda comunque. Sì! Sì! Ce l'hai fatta? Sì, eccolo! È lui! Oh! È lui! Ok! Mettiamo la Master Ball adesso, dai, la tiri. Siamo già 8 minuti, vai! Ok, dai, ragazzi, tiro la Master Ball. Tanto ne ho due. Il verso di. Oh, è bellissimo! Ah! Così fa! Ah, proprio molto sexy il verso di ok, oggi. Dai, gli tiro una Master Ball. Catturato Lugia, ma chi l'aveva mai detto, cavolo? Ma oddio, oddio. Gli ho tirato la Master Ball, forse lo prendo, Luke. Sì, sì, l'ho preso. Beh, basta, andiamo avanti. Non fingiamo avanti. Come altri YouTuber. Okay, preso. Andiamo avanti. Preso benissimo. Che è il momento di andare avanti. Ok, okay, perfetto, esco. Voliamo a Borgofoglia Nova City. Voglia Nova City? Nova Beach. Allora, ok, bene, la cattura di Oe di Lugia è stata tutt'altro che solenne. È stata tipo... Aspetta che devo capire come si esce, no? Ah, io posso usare volo! Sono uscito, passo all'arme, sono uscito. Perfetto. Ok, allora... No, dicevo che questa cattura qua è stata tutt'altro che solenne. È stata tipo tutto appunto. Un bestemmiare mio... E poi sono arrivato io e gli ho tirato una Master Ball nel culo. L'ho preso. Allora, io ti prendo ancora qualche Pokémon e poi ci abbiamo verso la vittoria. Proprio diretti. Ok. La cattura la facciamo qua dobbiamo affidarci alla mappa di Luke. Esatto. Tipo Dora l'esploratrice che tira fuori la mappa allora, dall'insegnaggio. Allora. Aspetta che volo. Tanto tu come magari cominci a fare la cattura a... Ma nell'acqua la faccio? Sì, nell'acqua ovviamente. Ok. Vediamo un po'. Raga, stiamo per toccare Kanto Town. Aspetta, attenzione. Ti dico se il percorso è quello nuovo intanto. Sì, ciao. No, Gio, a sinistra, a destra di Borgofoglia Nova è già percorso 27, è già Kanto. Quindi appena tocchi l'acqua praticamente ti sposti un po' in centro. Sì, Luke, ma anche oggi lo catturo domani. Chansey.
Che roba. Non lo prendo più 27, questo. Lanturn, bello Lanturn. Sì, vabbè, ciao. L'ho preso. Oddio, lo cattivo domani, cheat. Come? Proprio onesto. Come l'ho preso? Cammina con prudenza per non rompere il suo uovo. Tuttavia può fuggire con estrema rapidità. Vabbè, lo chiamo Omelette. Fratello mio. Entraci in questa donata Pokéball, per favore. Omelette come, lo chiamiamo, dai. Come lo indebolisco adesso questo Pokémon? Me lo spiego. No, anzi, sai come lo chiamo? Dato che le uova si cucinano in padella, lo chiamiamo padella. Padella. Aspetta, però non cantare tanto vittoria, perché io sono ancora qua con che non riesco a catturarlo, ovviamente. Non cantare vittoria, cheat Wigglytuff di Luke. Non ci credo. Perché? Perché? Ok, inizio a toccare il suolo di Canto. Terra! Terra chiama io Tiffy. Sono venuto in pace. Dai, raga, perché non riesco a catturarlo? Quanto infame. Catturato! Bella Luke! Settima coppia, miracolo! Ok, Pokémon Luce, allora. Pokémon Luce, non voglio. Ragazzi, io avevo catturato un Lantern, il Pokémon cristallo l'avevo chiamato Lampadina. Che tristezza di soprannome, mio, cioè veramente. Veramente, ragazzi, cioè. Che sadness. È veramente pazzesco. Quindi lo chiamerò Torch. Mamma mia, proprio fiero. Torch. Mamma mia, ragazzi, qua pronto a fare i culi. Okay, adesso voglio un hashtag qua sotto tipo Torch is Torch. Allora, tanto qua c'è il panzone che ci dice che abbiamo toccato Canto come tutti i giochi di seconda generazione, mi pare. Oh, sì. You touch my Canto. Oh, din din don. Ok. Allora, vabbè, cioè, facciamo la cattura alle cascate Togio, per piacere. Le cascate Tog sono un nuovo percorso, esatto, quindi vada con le cascate Togio. Ok, ma nell'acqua si possono fare, sì. Vai, dove vuoi. No! Chi è? No! Chi no. è? Lady qua! No! Raga, perché? Nidoran! Che schifo! Io li ammazzerei subito. Cioè, che facciamo? Li ammazziamo o no? Vabbè. Tanto. Boh. Catturiamoli. No, Luke! No! Non ci credo! Che c'ho successo? Il box pieno, non posso catturarlo! Cosa? Sei serio? Mi ha scritto il box Pokémon è pieno, non puoi usare questo strumento. Quindi praticamente non possiamo fare la cattura? Me la son giocata, ma no! Niente cattura quindi? No, per forza! Okay, fuga, bella, mi piace questa cosa. Aspetta che vado a liberare qualcuno però a sto punto. Idem, raga, andiamo di velocità a liberare qualcuno. Ma cos'è sta cosa? Raga, che degrado, la regione di Giotto, mamma mia. Tipo, ma no, ma non esiste sta cosa. Allora, cioè, come faceva uno a finire il Pokédex? Quindi aspetta, quindi dobbiamo. Cioè, dobbiamo liberare i Pokémon morti, quindi. Ah, cazzo, c'è il cambia box. Ah, puoi cambiare box, è vero. Ma vaffanculo, io vado a liberare certi cessi. Allora, vediamo aspetta. Un po' chi c'è. Io libero un po' di morte allora, a sto punto. Vabbè, io libero Adel che non l'ho mai usato. Via. Allora, cambia box. Certo che finché avrò Pokémon come Mantine nel box, è ovvio che. Ah, ok, allora io allora a sto punto libero. Togepi lo libero. Lo voglio liberare. E anch'io ci avrò ancora Togepi nel. No, poi, no, io ho già liberato Togepi. Slowpoke, che tanto non l'ho mai usato. Ne ho liberati 5, dovrebbe bastare. Furret, che tanto non l'ho mai usato. Sina 2, oddio. Poi. Luke, mi sto già ritornando alle cascate Toyo. Ok, quindi prima. Cioè, raga, volendo, cioè, secondo me potremmo anche rifarcela la cattura. A sto punto. Perché alla fine, così è brutto perderla. Non so, credo facciamo andiamo avanti o no? Non so, fai te. Vuoi saltare? Raga, non sappiamo cosa volete voi perché li stiamo preregistrando. Quindi, noi non la facciamo, per sicurezza non la facciamo. Per giustizia, anche se, ci hanno inculato così, però meglio di no, dai. Esatto, intanto io ragazzi insegno il mio schiavo MN Kame, tanto perché tanto nessuno può imparare le mosse d'acqua da me, quindi purtroppo è uno schiavo MN. Ma porca troia, io non ho Pokémon che possono imparare cascata, neanche Pasquale, ma Gesù Cristo. Davvero? Cavolo. Dai, devo ancora andare al box, minchia. Ok. No, ho appena liberato Mantine. Oddio. Ma perché, Gio? No, Scizor, di nuovo. No. Centenna, crepa, sì, bastardo. Vabbè, no, Gio, no, non fatti prendere una bestemmia facile, che non sei Dai, minchia, ma.
devo cercare un corso là nel primo percorso che mi ricordo che si trovava. Io ovviamente non lo trovo perché un corso nel primo percorso mi piace. Ecco. Ok. Cioè, se lui non può imparare. Che succede? Che succede? Cosa cazzo gli ho tirato? Una Pokéball. Mattone, un mattoncino. Corso là non entra neanche quella Ultra Ball. L'ho preso, il figlio di puttana. Vieni qua. L'hai preso? Bella gioia. Fatti stuprare, bello mio. Ok, tanto appena cambiamo percorso te lo dico, quindi sei allerta. Aspetta, io devo vedere se riesce a imparare cascata il figlio di Troia. Ma sì, dai, guarda che è abile come Pokémon, io sono convinto. Niente, che è incredibile. Raga, stoppiamo un attimo. Sì. Stoppiamo e cerco attimo. Io cerco un Pokémon che possa imparare quella dannatissima mossa. Ok, stoppiamo. Ok ragazzi, rieccoci qua, tornati. Ho insegnato cascata un Poliwrath catturato a caso e finalmente posso risalirle. Finalmente, siamo arrivati. Ok, quindi adesso siamo ancora sul percorso 27, quindi proseguiamo. Sì, Luke, spiega un attimo sta cosa qua dei percorsi, okay, che ragazzi, è un casino. Allora, noi siamo ancora sul percorso 27, che è lo stesso di quello che era a destra di Borgo Foglianova in pratica. Allora, abbiamo ancora il percorso 26, che è quello in verticale, non so se avete presente quello in verticale per raggiungere la via Vittoria. Poi abbiamo la via Vittoria, e poi c'è il percorso 23, che sarebbe un percorso tra la via Vittoria e la Lega Pokémon, che dovrebbe essere praticamente lo spazio prima della Lega Pokémon, in teoria, pensiamo noi. Esatto, quindi, sì. Allora, adesso affronteremo molto velocemente qualche allenatore di questo percorso. Sì, raga, perché vi facciamo la parte più lunga oggi, perché comunque sennò sì, verrebbero due parti troppo corte. Quindi esatto, niente, lasciate un bel mi piace per questa mega parte, esatto, insomma. Oddio, Mewtwo. Ecco, a posto, si è già messi bene. Lux, se vai nella casa ti dà la MT37. MT37, buono. Yes. Ah, anche l'ho saltata la casa, è vero, sono un fuori dalle cascate, siamo sul percorso 27, sempre lo stesso. Il percorso 28 è quello, il percorso 26 è quello in verticale, già. Ok, quindi finché non iniziamo a salire verticalmente, cioè sì, sì. In teoria la mappa dice così, però io comunque do sempre una controllata per essere sicuri. Allora qua cosa c'è? Sì raga, comunque ho depositato un attimo Coccia per permettere al nostro bellissimo Poliwrath di soggiogare la cascata. Allora, MT27, no aspetta, che MT ci ha dato? 37. Ah, 37. Sole a raggio, buono, buono, buono. Oh, io giorno di sole. No. Ti giuro. No, raga, che questa mi è piaciuta. Troppi allenatori. Ovviamente cercheremo di velocizzarli un po', perché sì, sennò questa mi è piaciuta veramente. Anche sai, anche a me. Questa è stata carina. Il gioco, ragazzi, capisci che siamo in una solo league, quindi ci mette le cose proprio collegate. Ah, no, 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 Etna. No, è morto? Brutto colpo di frana! Cazzo. Da quando ho capito è morto, mi dicono, Cazzo. Non ci credo, e raga. Quindi è morto Whipping Bell. Mi pare che era legato con Whipping Bell, sì. Vaddio! Brutto colpo di frana. Ragazzi, Whipping Bell ci saluta, quindi praticamente la coppia che abbiamo creato in questa parte entra poi nel team. E dipende se ne troviamo qualcuno di più decente, sì, in sostanza. Dipende cosa troviamo in pratica, quello è vero. No, mi dispiace un botto. Allora, così è morto. Sì, più che altro ti ispirava tanto a te quel Pokémon, avevi detto, quindi abbastanza. Peccato, raga, peccato, sì. Allora, io vado con Carion, sì, vado con Carion, che è pronto per fare grandi puli al Zumeryl. Vabbè. Quanti cazzo sono gli allenatori su sto percorso? Mamma sono mia! Troppi. Infatti, mamma mia, ci sono un po' infiniti Meryl qua a caso, in crocolpo a casa, via. Kakuna. Ah, vai a casa, madonna, ragazzi. Ok, troppi allenatori su questo ponte, veramente. Ma vero, è una cosa impressionante. No, Electrode aveva destino obbligato. Ah no, sono nella tua, è vero che io. Attenzione. No, Bagliore, cazzo, no, dai. Troppo brutto. T'ha paralizzato, madonna, anche mai. Sì. Raga, ritorna in campo, merda. Eccolo qua. Merda, raga, proprio lui, poche parole. Mega pugno, starmi a casa, ritorna in grande stile. Allora, calma ragazzi, sono messo abbastanza maluccio, purtroppo, palazzo di seme, ok? Sono messo abbastanza male io. Ma qua non c'era tipo una che ti curava i Pokémon, un qualcosa del genere? Sì, cioè, praticamente prima, un po' prima della Vittoria, mi pare che sia. Perché quindi, io vorrei utilizzare Bolliness, che è rimasto al 40, però è rimasto paralizzato, quindi sinceramente ciò. Ok, io sono sul percorso verticale comunque. Allora, un attimo. Faccio la cattura, messo Luca. Falla, io sono quello pugliato, ma tu contatto comincia a farlo, Gio. Dai. Porco Psyduck. Okay. Vabbè. Psyduck.
Deve andare meglio, diciamo, mi dicono, Giura? Vabbè. Con idropompa addirittura. Allora, calma. Adesso, mi serve qualche strumento per curare, perché mi hanno fatto di culo. Che è successo? Critical di Surf ucciso Psyduck. Ok, ragazzi, il percorso 26 praticamente è andato già. Non ci credo, ragazzi. Vabbè. Duke, dopo questa parte qua devo prendermi una pausa di 10 minuti per riflettere sul senso dell'esistenza, io te lo dico. Per riflettere sul senso della vita. La vita, veramente, rifletteremo molto in questi 10 minuti, ragazzi. Quindi, mi raccomando, preparatevi per la Lega Pokémon che scleremo malissimo. Ecco, poi mi trovo il tizio molto con malissimo. Dragonite, giustamente, con Ferrartiglio, stai fermissimo. Ok, quindi percorso 28 salta. Il prossimo qual allora, è? È il prossimo, la mia vittoria, praticamente. No, ascolta, sto ridendo, ma perché sta partendo una bestemmia. Sto ridendo per non piangere, in poche parole. Mi stava partendo una bestemmia, Luke. Mi manda Psyduck questa allenatrice, non mi prendi per il culo proprio, mi prendi. Oh, grazie per avermi curato, zia. Zia. Vabbè che mi ha curato anche Etna. Dai, muori, Psyduck di merda. Hai fatto bestemmiare i creepy, quindi non la passerai liscia. Ok. Ok, dai. Io Luke sto andando verso. Sono quasi arrivato via Vittoria. Mi manca poco. Idem, sono qua, sono. No! È morto qualcuno. Okay. No. Ha fatto qualcuno. Contatore il figlio di Troia qua, Pidgeot. Cazzo. No, raga, ci sono mettendo abbastanza in difficoltà in questa parte, mi dicono. Ole. Ho fatto con Boneless lacerazione, lui è andato di contatore, ha fatto un male boia. Oh, comunque ragazzi, Wigglytuff è imbattibile, mi dicono. È forte. Cioè, minchia se è forte Wigglytuff. Ed è legato con Boneless. Sì, col tuo Cubon, se non sbaglio, no? Sì, adesso Cubon, Marowak. Cubon dove l'hai catturato? Sotto i Banopoli? Sì. Sotto i Banopoli, esatto. Okay. No, Panciamburo, ecco, vai giù che cazzo, sarà meglio. Cazzo, buttalo giù subito. Dato giù. Che bello è Fortress in questa generazione, tipo troppo. No, io non ho mosso tipo fuoco. Sto coso mi No. Io di drago, non è bello io di drago, purtroppo. Non è bello no, io di drago. No, cazzo. Non è bello io di drago, cazzo. Questo mi spaventa un botto. Allora, psichico è a casa. Cazzo. No, ma il comune, dai. Ok. Cazzo. Ok. Buttalo giù. Killer, madonna. Ok. Ole. Dio mio, Luke. Raga, è la follia. Che sofferenza. Bora. Io sto mandando giù questo coso, ma guarda che non va giù sto Forreters. Mamma mia. Okay. Ancora tu, ma da dove sbuchi, Mr. Mime? Mr. Mime. Ole a casa. Ok, giù. Io sto continuando ad andare a curarmi in quella casetta. Anch'io. Raga, mi stanno facendo il culo. Sono forti, cioè più che altro sono... Io prima mi sono beccato un cazzo di Ninetales con Malcomune. Ok, sono fuori dalla mia vittoria, Gio. Io sto cercando di capire perché c'è uno strumento là in alto, ma... Ah, ok, sì, perfetto. Ci sono anch'io, Luke. Allora, dammi un secondo. Che dici? Allora, potremmo anche fare così, Gio, che dici? Facciamo... Allora, potremmo anche interromperci qua, che dici? Allora, almeno nella prossima parte facciamo via vittoria e metà Lega Pokémon, poi l'ultima parte della Lega Pokémon, che no, dici? No, boh, secondo me... Guarda che siamo già 23 minuti e abbiamo ancora arrivato a fare. Quello è il punto. Che dici? Siamo in boh, raga, no? Direi che possiamo ascoltare il consiglio del sommo. Io farei così, ragazzi, noi ci alleniamo anche un po', abbiamo una nuova coppia e torniamo per la prossima parte, dai. Esattamente. Quindi, signori miei, io spero che questo episodio della Souling vi sia piaciuto. A me non è piaciuto, però se invece a voi vi ha, diciamo, allietato, vi invito a lasciare un bel mi piace anche per quest'ultimo termine che ho utilizzato. Esatto. Commentate rispondendo alle domande del giorno, iscrivetevi ai nostri due canali, passate dai social. Luke, concludi te per piacere, perché sono ragazzi, le bestemmie. Quindi mi raccomando, fate tutto quello che ha detto Gio, sennò vi parcheggiamo qualcosa da qualche parte. Vi parcheggio l'Etna in faccia. E noi, ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao bye a tutti, bye. Signori miei.